Per la posa di Linea Plus su pavimentazione preesistente, dotarsi dei seguenti attrezzi. Spatola a denti inclinati da 6 mm. Spatola a denti dritti da 3 mm. Spatola gommata per la battitura. Crocette distanziatrici. La misura consigliata è di almeno 2 mm. Controllare attentamente la planarità della pavimentazione. Per i vecchi pavimenti di ceramica smaltata si consiglia un lavaggio con una soluzione di acqua e soda caustica seguito da un appropriato risciacquo. Nell'impossibilità di effettuare la pulizia chimica, procedere all'abrasione meccanica. Iniziare a stendere la colla utilizzando la spatola a denti inclinati con movimenti ampi semicircolari. Completata la prima stesura della colla, rifinire spatolando in senso longitudinale tutta la superficie di stesura. Per un perfetto incollaggio di Linea Plus è necessario eseguire anche una completa spalmatura di colla sul retro della lastra, utilizzando una spatola a denti dritti, ottenendo una rigatura in senso verticale. Rifinire sui quattro angoli della lastra e su tutti i bordi, aggiungendo adesivo nel modo visualizzato. Questa operazione è necessaria per evitare l'eventuale presenza di vuoti al di sotto della lastra che possano compromettere la resistenza meccanica della pavimentazione. In questo caso, al fine di garantire la migliore adesione della lastra, è importante che la direzione della stesura dell'adesivo sul massetto, una volta posata la lastra, sia perpendicolare alla stesura dell'adesivo sul retro della lastra. Come si può vedere, sollevando la lastra precedentemente posata, la colla si distribuisce in modo uniforme sia sulla pavimentazione sia sulla lastra, creando le migliori condizioni di adesione. Appoggiare la lastra sulla superficie. Utilizzare le ventose per inserire le crocette distanziatrici. Eseguire l'operazione di battitura utilizzando la spatola gommata. Si raccomanda di non calpestare il pavimento durante e dopo la posa fino a quando l'adesivo non si è completamente asciugato. In linea di massima, un pavimento è pedonabile dopo almeno 24 ore dalla fine della posa. Per la messa in esercizio, è importante rispettare i tempi indicati dal fornitore dell'adesivo.